Se vuoi vendere la tua casa, un elemento chiave per raggiungere l'obiettivo è senza dubbio saper pubblicizzare al meglio l'immobile, catturando l'attenzione dei tuoi acquirenti con un annuncio efficace. È qui che entra in gioco l'importanza delle immagini. Le fotografie, infatti, sono in assoluto il primo elemento che le persone guardano di un annuncio. E in questo video scoprirai come scattare fotografie che valorizzano la tua casa come merita. Ciao, sono Alessio Salvi, titolare dell'agenzia Salvi Immobiliare, specialista nel vendere case di Borgo Satollo in provincia di Brescia. E ti do il benvenuto in questo nuovo video. Andiamo dritti al punto e vediamo come fotografare la tua casa per la vendita e valorizzarla al meglio agli occhi dei tuoi acquirenti. Il primo requisito per le tue fotografie sicuramente è quello di disporre di un ambiente ordinato e pulito. Una casa pulita e minimal valorizzerà gli spazi facendo sembrare le stanze più ampie e più ariose. Un secondo consiglio è quello di rendere la tua casa accogliente ma impersonale. Un errore molto comune è infatti quello di scattare fotografie in cui appaiono elementi personali o aspetti privati di chi ci abita, come fotografie, indumenti, giocattoli di bambini o animali domestici. Non puoi sapere come la pensa un potenziale acquirente e devi fare in modo che sia la persona stessa a immaginare come personalizzare la sua futura casa. Un altro trucco per le tue fotografie è quello di scegliere il momento più luminoso della giornata. Forse non lo sapevi, ma la luminosità degli ambienti è uno degli aspetti che più influenzano la scelta di una casa. Alza le tapparelle, apri le tende e fai in modo che la luce entri naturalmente dalle finestre. Se la tua abitazione non è abbastanza luminosa, sfrutta le luci artificiali e posiziona in modo strategico lampade e punti luce. Scegli inoltre delle inquadrature ampie che facciano capire in modo chiaro la disposizione degli ambienti. Il tuo potenziale acquirente infatti deve riuscire a capire già dalle foto la disposizione delle diverse stanze e rendersi conto di come sono organizzati gli ambienti della casa. Oltre a tutti questi aspetti, per valorizzare la tua casa devi saper trovare i punti di forza di ogni ambiente, per poi metterli in risalto nelle tue fotografie. Può esserti utile quindi, ancor prima di scattare, fermarti a riflettere su quali sono i punti di forza che possono attirare un potenziale acquirente, come per esempio un bel terrazzo abitabile, una cucina spaziosa e luminosa, uno spazio verde privato e così via. Allo stesso modo rifletti anche sui punti di debolezza. Inutile nasconderli, ma con le tue fotografie puoi metterli in secondo piano facendo risaltare gli aspetti positivi. Per farti un esempio, un infisso non proprio nuovo può passare in secondo piano di fronte a un meraviglioso panorama sul verde circostante. Grazie a questi semplici consigli che puoi applicare fin da subito per le fotografie della tua casa, il tuo annuncio non passerà di certo inosservato. Considera comunque che le fotografie, per quanto belle e curate possano essere, da sole non sono sufficienti per creare un annuncio efficace, soprattutto per vendere la tua casa al suo pieno valore di mercato. Sono molti gli aspetti da considerare, dal trovare il giusto prezzo di vendita, all'analisi del target più adatto della tua abitazione, alla stesura dell'annuncio e molto altro. Tutti aspetti che solo chi vende casa ogni giorno, come noi della Salvi Immobiliare, sa sfruttare al meglio per vendere casa rapidamente e con soddisfazione. Come sempre, spero di esserti stato utile. Ricordati di iscriverti al mio canale se ancora non l'hai fatto e seguimi anche sulla nostra pagina Facebook e visita il mio sito salvi-immobiliare.it e contattami per fissare senza nessun impegno la tua consulenza immobiliare personalizzata per vendere la tua casa in Brescia e provincia. A presto!